Amici modellisti, benvenuti a questa nuova puntata di Costruiamo insieme la pinta, impariamo a leggere i disegni costruttivi amati. Allora, oggi puntata numero 6 è tutta concentrata sulla famosissima listellatura dello scafo e riprenderemo anche la listellatura dei ponti. Siamo alla figura 7. E nella figura 7, come vedete, compare il numero 18 e il numero 18 anche qui. Quindi andiamo nel nostro elenco materiali, andiamo a vedere il 18 che cosa ci dice. 18, fasciame scafo, quindi ci procuriamo i listelli 1 mm per 3 mm, quindi lo spessore e la larghezza del millimetro. Potete utilizzare chiaramente e tranquillamente i listelli di tiglio. E qui, a seconda di quello che stiamo facendo, le cose cambiano. Se abbiamo acquistato una scatola di montaggio, troverete sia i listelli in tiglio, cioè quelli chiari, per la prima listellatura. Dopodiché, come norma, dovete levigare con della carta vetrata, partite con della carta vetrata molto, molto fine, poi passate a una carta vetrata più spessa, per completare l'operazione con una carta vetrata più fine. Dopodiché, dopo la prima listellatura, passate con la listellatura diciamo finale, che viene generalmente fatta sempre con listelli 1x3, ma non più in tiglio, ma a seconda della scatola di montaggio lo potete trovare in noce, li potete trovare in tanganica, li potete trovare in faggio, li potete trovare insomma in diverse tipologie. Sono legni generalmente da esterno, quindi sono di miglior qualità e danno al tatto una rifinitura ovviamente più realistica rispetto al tiglio. Se invece non abbiamo comprato la scatola di montaggio e abbiamo soltanto i disegni, questi qui, possiamo scegliere se fare la stessa operazione, cioè con la doppia listellatura, oppure fare una singola listellatura con listelli sempre di 1x3 e diciamo riportare lo scafo come nella realtà, cioè praticamente un unico blocco di listello e non un doppio strato di listelli. Qui, per essere più semplici, quindi per facilitare la nostra lavorazione, non andremo a porzionare i listelli, ma li andiamo ad applicare come per intero, cioè prendiamo il listello di 1 metro, lo appoggiamo allo scafo e cerchiamo di seguire le sue forme. Evitate quanto più è possibile i listelli che dal fondo, cioè da qua giù, praticamente salgono a formare una linea che non è realistica. Lo scafo, il listello deve seguire quanto più è possibile questa ordinazione, non deve tendere a salire, a formare una semicirconferenza. Queste forme non sono corrette, tranne in alcuni casi, ma queste forme non sono corrette. Lo scafo, i listelli devono seguire lo scafo esattamente come in figura, quindi devono avere una certa pendenza ma non devono avere la punta rivolta verso l'alto. Per quanto riguarda diciamo i ponti, quindi la listellatura del ponte, anche qui non andremo a utilizzare listelli 1x3, andiamo a rivestire come in figura 6 il ponte. Qui la listellatura ponte la faremo nella maniera più semplice possibile, cioè mettendo i listelli uno in filo all'altro. Ve lo ricordo che la listellatura dei ponti, o comunque la pavimentazione delle navi, spesso segue una struttura molto più diciamo così complessa, ma in questo caso siamo ancora nella fase semplice e ricopriamo il ponte come espressamente accade in figura. La listellatura è un elemento molto, molto, molto bello da fare, sicuramente uno degli aspetti più complessi, perché quelli che poi danno alla nave la sua realisticità. Tipo di colla: evitate le colle che macchiano, quindi l'attack assolutamente no, non abbondate di colla bicomponente, utilizzate la colla U se è più possibile, utilizzate una colla a contatto se è possibile, utilizzatene in piccole quantità per non trasbordare e cercate di posizionare i listelli quanto più vicini uni agli altri, per poi dopo, in un secondo momento, effettuare con un taglierino la solcatura delle fessure, seguendo appunto la linea tra un listello e l'altro, in modo tale da poter andare, tra virgolette, ad imitare il famosissimo calafatagio.
che è quella fase che veniva fatta, che viene fatta per le navi in legno, nel quale un cordame, una corda attorcigliata di diverso materiale, può essere cotone, può essere anche canapa, viene inclusa con un martelletto e con un puntale specifico per calafataggio all'interno degli spazi tra un listello e l'altro, o comunque tra una parte e l'altra, per evitare appunto che l'acqua possa entrare. Queste poi possono anche essere chiuse praticamente con del particolare materiale saldante, ma in genere saldante non come il ferro, saldante intendo diciamo che coibenta la parte dello scafo, dopodiché tutto viene levigato. Questo noi non lo facciamo e applichiamo semplicemente questa linea immaginaria con il taglierino. Mi raccomando, nella chiusura della parte di poppa il listello deve completare seguendo la linea della poppa stessa. La poppa Amati, diciamo che non è esattamente quella veritiera delle navi di Colombo, ma comunque noi, questi sono i piani che abbiamo, questi sono i disegni e seguiamo questa linea qui. Alla fine del nostro programma faremo anche chi è meglio di chi secondo il mio punto di vista. Quindi, amici modellisti, alla fine dell'episodio 6, e quindi al rivestimento dello scafo, dovrete arrivare a questo punto qua. La fase più difficile è sicuramente quello della prua. Perché? Perché i listelli devono combaciare bene come in figura, e quindi se avete fatto bene il lavoro delle puntate precedenti del blocchetto di aiuto sulla prua, i listelli devono praticamente appoggiare lungo questo secondo listellino e cercare insomma di evitare di fare piegature innaturali. Tenete conto che questi sono listelli di legno, quindi sono duri nella realtà, moduli insomma, vengono ammorbiditi con il vapore, ma comunque non possono essere piegati come un listello, quindi come tale devono seguire una certa forma realistica e non immaginario di fantasia. Poi state facendo una nave fantastica o immaginaria, potete fare quello che volete. Alla fine quindi del nostro lavoro siamo arrivati a questo punto qua. Queste parti voi le potete tranquillamente ottenere preparandole precedentemente al posizionamento del listello sullo scafo, seguendo i disegni, i piani costruttivi che ritrovate nella parte numero 1. Quindi lì vi potete aiutare appoggiando il listellino sul disegno e seguendo la curvatura di queste rifiniture di scafo. Noi ci vediamo alla puntata numero 7.